piena rappresentanza di genere nelle regioni. Dipinti restaurati grazie al Consiglio regionale. 7 giorni in Consiglio. In settimana si sono riunite alcune commissioni permanenti, la 6ª Cultura per la modifica dello statuto del Centro Piemontese di Studi Africani e la 1ª Programmazione per un'informativa dell'assessore competente sull'attività di Finpiemonte. La conferenza dei capigruppo ha definito l'ordine del giorno della seduta di consiglio di martedì 4 marzo, che sarà dedicata alle delibere sulla TC di Biella e sui fondi strutturali europei e alla legge sulla montagna. In primo piano. Sensibilizzare le assemblee legislative per introdurre principi e provvedimenti tali da favorire la piena rappresentanza di genere, tenendo conto dei diversi sistemi istituzionali esistenti, è l'ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riunita a Roma. Ha approvato anche un documento sulle riforme costituzionali. La Conferenza dei Presidenti a Roma approvato all'unanimità un documento importante sulle riforme costituzionali, in particolare sul nuovo ruolo del Senato, per superare, questo noi lo condividiamo, il bicameralismo perfetto e per far diventare il Senato della Repubblica una Camera di secondo livello dove siano rappresentati i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Ovviamente rappresentiamo la necessità che le regioni siano rappresentate adeguatamente, anche perché il tutto è partito dalla volontà delle regioni, indipendentemente da chi le ha governate, e le regioni possano sicuramente al meglio rappresentare l'intera comunità di un territorio vasto ed ampio.